Francesco Pio per sempre 18 anni è il titolo del nuovo lavoro della giornalista e scrittrice Luciana Esposito, presentato alla Multicenter School di Pozzuoli. Dopo Nell'inferno della camorra di Ponticelli, questa volta la scrittrice ha voluto omaggiare un ragazzo strappato via troppo presto alla sua famiglia, Francesco Pio Maimone, ucciso nella notte tra il 19 e il 20 marzo dello scorso anno, mentre era a Mergellina con degli amici, da un altro coetaneo, Francesco Pio Valda. Un ragazzo di umile famiglia che aveva come obiettivo quello di diventare un pizzaiolo, come ricorda Enrico Porzio, che ha firmato la prefazione del volume. È una storia che mi ha colpito particolarmente perché ovviamente uno che fa il mio mestiere poi si rivede in quel ragazzo che aveva scelto di iniziare a lavorare, di imparare un mestiere che ovviamente è un mestiere un po' particolare, quindi è ancora di più da apprezzare perché è un mestiere, essendo un mestiere molto sacrificato, quindi quando gli altri vanno a divertirsi tu stai al lavoro. Significava che comunque era un ragazzo di carattere. Il libro è stato fortemente voluto dalla famiglia di Francesco Pio, un segnale forte che si spera possa attirare soprattutto l'attenzione mediatica. A parlarcene l'autrice Luciana Esposito. Questo libro nasce con il duplice intento di chiedere giustizia, ancor più considerando quello che sta accadendo nell'ambito della fase processuale molto delicata che si sta alternando presso il Tribunale di Napoli e che ha visto già molti testimoni chiaramente minacciati di trattare le loro deposizioni o comunque non confermare quello che hanno riferito agli inquirenti durante l'attività di indagine. Il libro nasce non soltanto con l'intento di far conoscere la storia di Francesco Pio, ma anche con uno scopo sociale ben specifico. Il ricavato infatti andrà devoluto in beneficenza a tutte quelle famiglie che desiderano mandare i loro figli a scuola affinché possano imparare il mestiere dell'arte bianca e del pizzaiolo. Maurizio Schioppo, direttore della Multicenter School di Pozzuoli. Amiamo fare rete sul territorio e questa è un'ottima occasione proprio sia con le compagini associative, sia con le compagini istituzionali, insomma, avere la possibilità di mettere in evidenza le eccellenze che ci sono sul territorio, non solo i momenti tragici.